amico, bentornato con il nostro consueto appuntamento col paranormale. I video di oggi sono davvero spaventosi, quindi ti consiglio di andare in una stanza, spegnere la luce, mettere le cuffie ed ascoltare bene il sonoro. Così non potrai perderti nessun attimo di terrore. Ma adesso basta parlare. Cominciamo. Questa reporter spagnola sta parlando di un hotel infestato dallo spirito di una ragazza morta in un incendio scoppiato proprio dentro questo hotel. Secondo alcune voci, su questo hotel c'è una maledizione. Recatasi sul posto, sia lei che la sua troupe entrano nell'hotel e incominciano le loro indagini. Il video viene praticamente fatto con un semplice smartphone, perché, come dice la reporter, non hanno nessun permesso per entrare in quel posto. Entrando con il cellulare, perché además teníamos un permesso di una stanza molto corta. Durante la loro indagine, notano un vestito bianco appeso alla parete, con a fianco il quadretto di una ragazza, probabilmente la stessa ragazza morta in quel posto. Dopodiché notano uno strano bambolotto. La cosa più inquietante è che questa bambola o pupazzo ha gli occhi completamente rossi. Questa non è l'unica cosa strana e inquietante che trovano in quel luogo. Andando più avanti, la reporter cattura col suo telefono qualcosa che spaventerà a morte sia lei che la sua troupe. Probabilmente vi sarete chiesti che cosa ha visto la reporter per spaventarsi in quella maniera. Devo dirvi la verità, anch'io ho avuto difficoltà all'inizio a capire cosa fosse successo, ma poi, rivedendo al rallentatore il video, ho notato quest'ombra che passa velocemente proprio davanti alla reporter. Credo che questa esperienza ti servirà da lezione. Mai andare in luoghi dove non conosci e dove non ti è permesso andare. Soprattutto quando non sai cosa potrebbe nascondere quel luogo. Questo youtuber, che porta sul suo canale esplorazioni urbane, decide di passare la notte in una casa infestata. Una volta dentro l'edificio, lo youtuber comincia la sua esplorazione in questo posto e ciò che riprende è davvero spaventoso. Sul pavimento nota questa stella, simbolo di qualche rito satanico praticato proprio in quel posto. A questo punto lo youtuber decide di montare la tenda e di dormire proprio in quel punto, ma dopo un po' incomincia a sentire degli strani rumori. Ciò incomincia a spaventare a morte lo youtuber, che decide di uscire fuori dalla tenda per controllare cosa potrebbe essere a causare quei rumori. E questo è ciò che è successo. La tenda dello youtuber viene spostata da un'entità invisibile e sembra che qualcosa interferisca con gli strumenti. Lo youtuber, anche se molto spaventato, decide di continuare le sue indagini. Degli strani rumori, come dei passi, si odono dietro le spalle del povero youtuber che, terrorizzato, decide di lasciare quel posto. Il prossimo filmato mostra un ragazzo alle prese con un poltergeist, spirito rumoroso. Il giovane dice di vedere più volte gli oggetti che vengono spostati e alcuni oggetti che vengono lanciati da una forza invisibile. Si può notare anche dalla sua voce che è davvero terrorizzato. Sento che alguien sta lì.
Il video è stato realizzato con la luce spenta, quindi le immagini sono poco nitide, ma si può notare che qualcosa sembra che apra la porta dell'armadio. Il ragazzo non può fare altro che urlare dal terrore. Oh, Dio! No! Il prossimo filmato mostra questa macchina completamente distrutta per colpa di un incidente. Un giornalista che si è recato sul posto ha fatto alcune riprese e da queste riprese ha catturato qualcosa di veramente inquietante. Giudicate voi stessi. Dai rottami dell'auto viene ripresa a fuoriuscire questa strana testa dalle sembianze deformi. Sia il conducente che i passeggeri dell'auto sono morti e i loro corpi non ci sono più dentro. Quindi, di chi era quella testa? Forse lo spirito di una di quelle persone morte in quell'incidente. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Il prossimo video mostra una madre mentre riprende i suoi due figli giocare. Ma oltre a riprendere i piccoli, la telecamera della madre riprende anche qualcosa di terrificante. Dal davanzale di una finestra sembra comparire una donna dai capelli lunghi, con il viso completamente pallido. La donna non fa parte di quella famiglia. La strana figura sembra che osservi i due bambini giocare. I piccoli si accorgono di quella strana figura e, spaventati, corrono verso la madre. La cosa che mi inquieta di più è che quella strana figura continua ad apparire. E se notate bene, al di fuori di quella finestra, che combacia con la casa della donna, non c'è nessuno. Quindi la domanda è, quella donna è uno spirito? E se è uno spirito, cosa voleva da quei bambini? Perché continua a manifestarsi in quella maniera come se qualcuno gli avesse fatto qualcosa? O ci fosse un legame tra lei e quei due piccoli? Diciamo la verità, che i sottoscala molte volte sono davvero inquietanti. Io stesso ho abitato in una casa dove c'era un sottoscala e più delle volte, quando ero piccolo, avevo il terrore che ci fosse una presenza proprio in quel punto. Il video che sto per mostrarvi mostra un vero e proprio fantasma che viene catturato da una telecamera a circuito chiuso. Le immagini sono davvero terribili. La telecamera cattura il viso di questa donna con gli occhi completamente bianchi. Probabilmente lo spirito della vecchia proprietaria, che non si è ancora rassegnata a dover lasciare la sua casa. In quest'ultimo filmato, un ragazzo sente degli strani rumori provenire dal bagno. Non capendo cosa stia succedendo, accende il suo smartphone e incomincia a registrare. Ciò che riesce a filmare il ragazzo sicuramente terrorizzerebbe chiunque. Il filmato mostra una ragazza in piedi che barcolla e sembra che faccia degli strani movimenti con la testa, come se non fosse un essere umano. A questo punto il ragazzo si spaventa a morte e fugge via.
credo che chiunque di noi, se si fosse trovato davanti a una situazione del genere, sarebbe fuggito. Bene ragazzi, il video finisce qui. Fatemi sapere nei commenti quale di questi video vi ha spaventato di più. Noi, come al solito, ci rivediamo alla prossima. Ciao!